oggi a pranzo con voi! Cucina virtuale, sì ragazzi, e noi portiamo il dolce, e noi portiamo la ciambuona gianduiosa, che non è una ricetta estrapolata dal libro di Harry Potter. Allora, da dove te la sei uscita questa torta, questo dal titolo? Dal forno! E allora andiamo a vedere cos'è e come si prepara e poi ditemi se non è una magia. Ed ecco gli ingredienti per la nostra ciambella goduriosa alla nocciola. E allora, cominciamo subito con 350 g di farina di grano tenero integrale. Questa dell'Alce Nero è davvero molto buona. 250/300 g, a seconda che vogliate la torta più o meno dolce, di zucchero di canna. Io lo uso integrale. 200 g di nocciole, potete usarle sia tostate che non tostate, quello va a gusto. 250 g di latte di nocciola, io sto usando questo granarolo che si presenta così, vedete, un po' scuro, è buonissimo, è finalmente un latte vegetale, oltre a quello di mandorla, quello di nocciola è un latte buonissimo, poi con una polvere solubile tipo Nesquik, ragazzi, diventa una goduria pazzesca, provatelo per i vostri bimbi. E allora, 250 g di latte di nocciole, lo trovate alla Lidl. 200 g di olio di semi, questo è olio di semi di mais. 4 uova, io le sto usando bio. 70 g di cacao amaro in polvere. Un cucchiaio di aroma di vaniglia, che potete trovare in tutti i negozi bio oppure nei negozi di cibo etnico. Una bustina di lievito per dolci. E poi per la farcitura delle creme alla nocciola. Allora, se siete intolleranti al latte e volete fare una torta totalmente scevra da latte, è uscita la nuova nocciolata della Rigoni Asiago senza latte, senza olio di palma, senza glutine e soprattutto senza latte. Quindi potete usare questa, ha un sapore più fondente, più intenso di cioccolato e nocciola, mentre io userò questa amabile, questa più questa classica, con crema di cacao e crema di cacao e nocciole, questa anche il latte, totalmente bio, senza olio di palma. Cominciamo subito. In un mixer tritiamo in maniera grossolana metà delle nostre nocciole. Ok, così, qualcuna è rimasta più intera, qualcuna si è frantumata tutta e ci va bene così. E mettiamo il tutto in un recipientino. Poi prendiamo l'altra metà delle nocciole e tritiamole invece finemente. Ok, prima di fare fondere il mini robot, fermiamoci e versiamo il contenuto all'interno. Io lavorerò con la planetaria, voi potrete lavorare anche con le fruste elettriche. Monto appunto la frusta. Voilà. Metto lo zucchero di canna, che vedete già dentro, e unisco le uova intere, tutte e quattro. Ok, e monto uova e zucchero per una decina di minuti a velocità media. Arrivati a questo punto incorporo 200 g di latte, non 250, per adesso ne mettiamo solo 200 perché 50 ci serviranno per sciogliere il lievito, e poi aggiungo tutti e 200 g di olio. Aggiungo a questo punto anche il cucchiaio di estratto di vaniglia e faccio andare ancora un po' la planetaria. In una ciotola ho già miscelato cacao e farina, così. Adesso, voilà, incorporo metà delle nocciole tritate grossolanamente, sempre all'interno di questa mistura di farina e cacao. Ecco qui, e le incorporo in modo da dare il croccante alla mia torta. Se volete potete aggiungere anche delle gocce di cioccolato, io non lo farò. Tuffiamo tutto all'interno, così, senza molta cura, all'interno della nostra planetaria. Misceliamo per 10 minuti.
A questo punto quello che avremo sarà un bel impasto denso e nero, voilà, molto molto denso e molto molto nero. Cosa facciamo? Aggiungiamo tutte le mandorle macinate finemente, le nocciole macinate finemente, e proseguiamo con altri 10 minuti di impasto. Mentre la mia planetaria va, ho messo i 50 g di latte di nocciole rimanenti e verso all'interno il lievito. Lo passo al setaccio in modo da togliere i grumini. Lo mescolo ben bene. Lui gonfia e io lo incorporo al composto. E faccio andare. Ok, l'impasto è pronto. Prendo la mia pirofila che ho precedentemente foderato, quindi verso metà dell'impasto. Apro la mia nocciolata, ne prendo una cucchiaiata e comincio a cospargere di fiocchi leggeri tutta la superficie. Assicuratevi che il cucchiaio con cui avete messo la nocciolata finisca nel lavello ben pulito e quindi versate la rimanente parte dell'impasto su tutto. Adesso spostate la parte appunto superficiale che avete messo fino a coprire tutti gli stralci di nocciolata che vedete scoperti. In forno a 180 gradi per 40-45 minuti, anche 50 dipende dal vostro forno. Leccarda del forno sotto, piena d'acqua, questa posta a metà del forno, 180 gradi, forno ventilato, al 30 minuti copritela con un foglio di alluminio e fate continuare la cottura fino a completamento. Non ho acceso il video. Allora, ho scaldato al microonde il cioccolato, 150-100 grammi, ho aggiunto un bel cucchiaio di, oddio, nocciolata per non fare rapprendere troppo la cioccolata una volta messa, e ho cominciato a colare così la cioccolata a rete. Scusate, ho saltato un pezzo di video, ma mi dispiace. E poi incastono un po' di nocciole tritate su tutta la superficie. La nostra ciambella è pronta. Aspettiamo che si rapprenda completamente, quindi faccio le foto e ve le faccio vedere, e ve la faccio vedere ben bene. Basta, che dire? Buona golosità a tutti. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Noi ci vediamo presto qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao.